Ecco, parlare del rapporto di Lalla Romano con il Salento, innanzitutto per me è una gioia perché mi dà l'occasione di ritornare finalmente nel Salento e quindi per me questa è una gioia duplice, cioè un ritorno in questa terra che ho sempre amato anche se vivo da lontano con nostalgia e soprattutto sentire e riflettere su come Lalla Romano abbia trovato nel Salento quello che lei da tempo sempre ha cercato, cioè la possibilità di uno sguardo ulteriore, di un silenzio profondo attraverso la contemplazione delle bellezze artistiche, delle bellezze della campagna, soprattutto del mare, lei che era nata in montagna, quindi avere questa possibilità di un riferimento costante poi nei suoi libri, nei suoi scritti, con quello che ha vissuto qui, sia dal 57 nel suo primo viaggio quando andava in Grecia e il suo primo contatto con il Salento, quindi anche con il mare, con questo silenzio, e sia anche dopo quando è tornata con me nella mia famiglia negli anni 80-90 a passare lunghi periodi, Natale e Pasqua, e a poter veramente stare di fronte al mare e contemplarlo. Alla fine lei che era montanara, dopo questo contatto continuo con il mare, questa contemplazione, ha lasciato una frase fondamentale che lei ha scritto e dice così: ecco, vorrei che il mio libro avesse il rumore del mare. Ecco, e arrivare a questa identificazione fra questo rumore del mare, che è un rumore che viene da lontano, ma che può penetrare dentro e dare quel respiro profondo, quasi del silenzio, identificarlo come un obiettivo della sua scrittura, io penso che sia, come dire, l'efficace incontro fra la Romana e il Salento che ha portato all'interno anche della sua scrittura questi valori profondi che questa terra ha conservato e continua a trasmettere.